Ciao a tutti ragazzi, in questo semplice video cercherò di mostrarvi come si crea un grafico con Excel o un altro foglio di calcolo tipo Calc di LibreOffice, come vedete qua su in alto a sinistra, che è gratuito, quindi vi consiglio se non l'avete di scaricarvelo. Nella prima colonna inserite per esempio tempo, secondi, mi raccomando l'unità di misura. Seconda colonna, posizione. Esempio, metri. Vediamo cosa c'è che non va. Ok, posizione. E poi inserite i dati, per esempio, istante 0, posizione 0, istante 1, posizione 3, istante 2, posizione 5,9, istante 3. Posizione 9,2, istante 4, posizione 11,8. Fermiamoci qui. Prendiamo le due colonne selezionando, si clicca sulla prima cella e poi si trascina tenendo premuto il tasto sinistro del mouse fino all'ultima cella. Si sceglie grafico. Ok, adesso parte. Fra i tanti grafici disponibili, noi per esempio andremo a scegliere il grafico a dispersione se vogliamo una distribuzione di punti. Prendiamo per esempio il primo tipo, ecco, non scegliete le linee spezzate che sono orrende, andiamo avanti, le serie dati è corretta, andiamo avanti. Ecco, anche questi elementi sono corretti. Andiamo avanti. Mettiamo titolo moto uniforme, per esempio. Asse X mettiamo tempo, tra parentesi secondi. Asse Y posizione, per esempio metri. Ok, mostra leggenda, diciamo no, e facciamo fine. Ecco, automaticamente viene creato il grafico che si può anche, volendo, spostare, per esempio, sulla destra, eccetera. Una cosa importante da fare nei grafici è inserire la famosa linea di tendenza, che è la linea migliore che approssima tutti i dati. Quindi cliccate su un punto qualunque del vostro insieme di dati, si illuminano, vedete di verde, pulsante destro. Inseriamo linea di tendenza, in questo caso chiaramente sarà una retta, si chiama retta di regressione o fitta, in questo caso lineare, diciamo forza intercetta allo 0, cioè passa necessariamente per il punto 0,0, mostra equazione e anche mostra coefficiente di determinazione, che ci dice quanto è buono il fit. Facciamo ok, ecco. Comparire la nostra retta ed ecco comparire questi dati. Una cosa importante da notare è il coefficiente R quadro che se si avvicina a 1 significa che il fit è molto ben adattato ai punti. In questo caso è praticamente diciamo 1,099968, eccetera. Un altro parametro importante è la costante, in questo caso, di proporzione fra la posizione e il tempo, che è 2,98, quasi 99, 2,99 approssimato. Bene ragazzi, in questo video avete imparato come tracciare un grafico con Excel avendo a disposizione un insieme di dati. Buon lavoro!